Fabrizio Frizzi, massimo riserbo sulle condizioni di salute del presentatore. Foto, video. Fabrizio Frizzi è stato colpito da un malore nella giornata di ieri, mentre registrava la puntata dell'Eredità. Il conduttore romano è stato trasportato all'Umberto I, dove è stata accertata una lieve ischemia. Fin da subito si è parlato di condizioni stabili e di un Fabrizio Frizzi vigile in grado di parlare e ricevere visite, tra cui quella del direttore generale Rai Mario Orfeo. L'Eredità è stata temporaneamente sospesa e il mondo dello spettacolo si è stretto intorno a Frizzi inviandogli grandi auguri di una pronta ripresa. Sulle effettive condizioni del conduttore però al momento c'è grande riserbo. Secondo quanto si legge sul Corriere. It, infatti, non è stato neanche diramato un bollettino medico sulle condizioni di salute di Frizzi e la famiglia ha chiesto espressamente il più stretto riservo e l'assoluta privacy. La segretezza intorno alle condizioni di Frizzi ha dato adito a preoccupazione da parte degli addetti ai lavori, che si sono chiesti il perché di tanto segreto. Intanto il conduttore è stato spostato nel reparto stroke unità intensiva, specifico per le problematiche cerebrovascolari. Al capezzale di Fabrizio ovviamente la moglie Carlotta con la figlioletta e all'ospedale sarebbe presente anche un incaricato Rai che segue la situazione in tempo reale. L'ex moglie Rita Dalla Chiesa, vicina alla famiglia e informata dai parenti di tutte le evoluzioni, ha voluto lanciare un messaggio di ottimismo: Fabrizio è un uomo forte, sempre pieno di energie e soprattutto ottimista e, quindi occorre essere ottimisti, la vita stessa di Fabrizio insegna solo sorrisi.